Un caro saluto a tutte e a tutti. Il 14 ottobre si è celebrata la 68 ⁇ giornata sugli infortuni e le morti sul lavoro. L'ANMIL ancora una volta è stata protagonista di questa iniziativa che vuole portare all'attenzione dell'opinione pubblica il dramma degli infortuni, delle inabilità, degli incidenti, degli incidenti mortali. Noi abbiamo avuto nell'ultimo decennio un andamento molto importante, virtuoso, che ha diminuito il numero di questi infortuni e di questi incidenti. Purtroppo nell'ultimo periodo... La tendenza si sta invertendo anche a seguito di una seppur modesta crescita dell'economia, perché sappiamo che quando ci sono più ore lavorate, più presenza nei luoghi di lavoro, ci sono più occasioni di infortunio, soprattutto in settori nel quale c'è una scarsa presenza delle organizzazioni sindacali o Settori nei quali non si esercita una contrattazione preventiva ancora in settori particolarmente esposti a fattori di rischio. Eh, quello che è stato denunciato anche dai sindacati la scorsa settimana è che purtroppo nel contratto di governo l'argomento della sicurezza del lavoro non è trattato. Facciamo attenzione, non dobbiamo dimenticare questo importante problema. Non è trattato al punto tale che, ad esempio, non si pone la questione di un'estensione delle coperture assicurative dell'INAIL a proposito di incidenti sul lavoro a tutti quanti, anche a coloro che non hanno ancora questo tipo di tutela. E soprattutto l'attenzione va posta ad una lotta intransigente contro il lavoro nero, contro il massimo ribasso, contro tutti quegli elementi di dumping sociale che crea una concorrenza svantaggiosa per i lavoratori che si ripercuote sulle paghe che vengono date in modo difforme dalle leggi e dai contratti e sulla sicurezza che viene trascurata. La vita sul lavoro è un bene fondamentale. Tutti lo debbono sapere e ricordare.